Ciao a tutte, oggi un video di creazioni, non sono molte, qualcosa è già andato via e qualcosa sta per partire, quindi vi faccio vedere un po' che cosa ho combinato. Sono, diciamo che sono soddisfatta delle creazioni, quindi dunque, vediamo un po', ho fatto questo ciondolo con un rivoli da 18 sapphire. E poi ho fatto il primo giro con, vediamo un po' se si vede, eccoli, bicono acquamarini, e poi il secondo giro con altri bicono, non ricordo che colore sono, scusate, li ho presi da Sabrina Cristalli, dopo che cioè, no, non c'era scritto quando sono arrivati, ho scelto il colore, poi il terzo giro sono bianchi. E poi il quarto giro sono 6. Allora, il primo giro sono da 3 mm, il secondo, il terzo e il quarto sono da 4. E l'ultimo giro i piccoli sono uguali a quelli del secondo. Poi ho fatto gli orecchini, i gabinetti, il rivoli centrale da 14 mm, sempre sapphire. Poi ho fatto un giro con i piccoli da 3 e poi questi smerletti. E, diciamo che lo schema in origine doveva essere quello del ciondolo Cleopatra, forse, non ricordo, solo che era in ungherese, non sono riuscita a tradurlo, quindi mi sono arrangiata un po' come è venuto. E questo è il primo. E il secondo è questo qui. Questo l'ho preso da uno schema di Elena Maniero. Penso che li abbia fatti anche a Valentina, lei li ha fatti nel colore originale che c'era nello schema, diciamo, quindi turchese. Vediamo se lo mette a fuoco. Allora, i rivoli degli orecchini sono da 14 sempre. Vediamo se mette a fuoco, eccolo. Poi le delica che ho usato. Le ho prese già 2 volte da una ragazza che prima aveva un negozio eBay e adesso ha un sito, si chiama pietraefuoco.it. Una ragazza molto gentile, fa spesso le spedizioni gratuite con raccomandata, penso che ci siano anche questo mese. Adesso vi cerco il codice di queste, eccolo qui. Sono le DB0116 Wine Gold Luster. E poi ho usato le roccaille, vediamo un po' se le trovo, non sono molto organizzata. Eccole qua, le roccaille sono le 0166. E questo è il ciondolo, non si vede un incidente, ecco qua lo giro, se riesco a mettere a secco. Il rivoli è sempre da 14, poi ha questa doppia corona. Sia gli orecchini che il ciondolo hanno dei mezzi cristalli rosa, lì mi pare. Sì, ecco qua. Hanno una brillantezza veramente eccezionale, molto molto belli. Poi ho realizzato questo, che è un disco di madreperla da 40 mm, mi ha fatto un po' impazzire perché con il numero delle telica penso che Micciola l'abbia incastonato uno, però non si ricordava il numero di telica. Dunque, io prima ne ho messo 98 di base, non andavano bene, poi 100 non andavano bene, alla fine 102, però era un pochettino largo. Vabbè, comunque, a furia di stringere e stringere è andato. Però la prima volta ho usato il filo. Il fare là è stato un disastro perché dopo che l'ho incastonato non riuscivo più a passare dentro le perline più piccole, quindi ho dovuto fare l'incastonatura col sono. L'incastonatura col sono e poi continuare col fare là. Non capisco perché vada fuori fuoco, forse perché io mi muovo molto. Eccolo qua. Poi
Poi vabbè, ho fatto la fascetta peyote, ho messo dei bicona, non so che colori siano. No, non sono topaz, sono più scuri. E niente. Se volete sapere le delica che ho usato, ve lo dico. Sono, allora, le delica sono l'11.0, Lined Gold, non c'è codice, e la Rockaille ho usato. Vediamo un po' se le trovo. Sono completamente disorganizzata. Proprio principiante anche in questo. Eccole qua. Sono le 0005D. E poi ho usato per la fascetta. Sì, per la fascetta e anche forse qua, non ricordo, ho usato un altro colore di delica che mi piace molto. L'avevo già da un po', le 0115 forse, prese da Bricolart, non sono sicura perché è un po' sbiadita l'etichetta. Poi ho messo un semplice cordino in pelle e poi, vabbè, questa è una creazione un po' più semplice semplice, erano rimasti ancora due charm dalla Chanel e poi avevo trovato questi due da Sabrina Cristalli, peccato perché erano gli ultimi, ne avevo più, li avevo scelti anche in nero, però giusto due, e ho fatto questi orecchini. Sono molto molto bellini, ma sono a perla. Le monachelle così a chiudere con un cuoricino. Beh, questi sono tutti i lavori, diciamo, di aprile. Non so ancora come si mette a fuoco in questa macchina. Comunque, io adesso vi saluto e fatemi sapere cosa pensate dei miei lavori e ciao, alla prossima.